Amici Golden Chef, eccoci qui, nuova puntata di Due Chiacchiere in Cucina. Buongiorno! Con la nostra Ilenia, che è molto contenta perché è venuta a trovarci un'amica, un'altra food blogger molto amata, seguita da 55.000 followers. Parrebbe. Non li controlla, a dire ma la verità. Come funziona la storia dei followers, voglio dire? Cioè, gente che comincia improvvisamente a seguirti, passa parola. No, perché? Il segreto qual è? No, all'inizio sono gli amici, la mamma, il papà, il cugino, la cugina, poi per piacere fai condividere. L'amica conduttrice. Esatto. Esattamente, dici per piacere, almeno prego, tu sei, fammi fare una bella prego. Condividi il blog, ecco, fai vedere che ci sono, ecco. e poi esplode, parte, insomma, ci ho messo 4 anni comunque. Certo, però nel nome anche sta la forza, secondo me. Tu hai scelto per esempio Timo e Vaniglia, che è molto bello, te l'ho sempre detto. Mi piace moltissimo anche Blu Mirtillo, un po' perché mi piace il mirtillo, un po' perché mi piace quel blu, esatto. E poi perché ha un nome bello, poetico, fresco. E anche un po' Speedy, che lo caratterizza, perché il mio blog è velocissimo e quindi... E stiamo parlando di Giusy Locati, di origine milanese, ma oramai trapiantata in Veneto, vivi in provincia di Venezia. Da 25 anni. 25 sei anni. Sei più veneta allora. Sì, ho anche un po' la cadenza veneta, oramai. Beh, il Veneto è ancora milanese. È difficile però. Allora, con Giusy oggi avremo la possibilità di farvi scoprire che il mondo della cucina no stress non è fantascienza ma realtà, perché tu hai pian piano in 4 anni inventato delle ricette che sono veramente alla portata di tutti e salva cena, salva pranzo, molto cucina veloce. No stress, giusto? Esatto. Hashtag. È la base, è proprio hashtag no stress, esatto. Quindi io ho anche un sotto hashtag che è ce la faccio in cucina, quindi proprio potrebbe essere il tuo stile di vita. No. Io hashtag no stress, ma il seguito per me è, diciamo, l'underscore cucina sempre lui. Non ce la faccio in cucina, Allora, risotto al gorgonzola con tartare di mele, la prima ricetta, poi invece avremo... Le polpette di... con tacchino e ricotta. Sì, quindi due cose abbastanza veloci. Visto e considerato che comunque sia ancora non c'è abbastanza freddo e la sete si fa sentire, io direi un bel brindisi a voi. A noi, grazie. A tutti noi. A tutti noi. A tra poco. Sì, a tra poco. Sarà la prima ricetta di oggi, ma insomma vi abbiamo già fatto la piccola storia di quello che sarà lo svolgimento della puntata di quest'oggi con Giusy Locati. Giusy bella come il sole, un po' meno nostra Ilenia, però insomma portate pazienza. Adesso invece, oggi va così, vi avviso. Arriverà il momento che hai bisogno di me. Ah mamma, no? Ho paura, sono in mezzo. Allora che ne dite, vado con gli ingredienti. Dai, sì, certo. Grazie. Vieni qua. Quando fai così mi ricordi, mi spinghi. Risotto al, ho la testa così. Risotto al gorgonzola con tartare di mele. 2 mele Red Delicious, 160 g di riso, 100 g di gorgonzola, olio aromatizzato al mandarino che ha un profumo magnifico, l'ho scoperto grazie a Giusy oggi per la prima volta nella mia vita, olio extravergine di oliva, brodo vegetale che ho preparato io. Un bicchiere di vino bianco, secco, pomodorini secchi, sott'olio, 100 g di cotto a cubetti, sale e pepe. Un risotto che sarà meraviglioso per il semplice motivo che fa parte della cucina no stress. Super no stress. Ecco, capisci, no stress, Cristina. Ok, quindi devo tacere adesso io. No. La facciamo lavorare. Cosa devo fare? Lasciala parlare. Accendo il forno, sì. Partiamo va bene? Con qualcosa. Brava. Ok. Così partiamo. Eccoci subito qua. Con... Ok. Allora, tu sai che io sono a tua disposizione. Assolutamente. E tutto quello di cui hai bisogno io sono qua. Ma no, sai che ho notato una cosa? Rilassatevi, non fate niente, se no parliamo di no stress e poi... Ci sto. Chi mi porta uno sgabello, per favore? Guarda, lì. Allora, un filo d'olio, intanto che voi... Sì, allora un pochino di olio, vedo che anche tu sei, diciamo... Sì, parsimoniosa. Ma sì, perché se l'olio è buono, giusto, Giusy? Ok.
Che poi facciamo... hai notato che anche lei non fa la base di soffritto di cipolla. No, orrore. Orrore, no, ha detto. No, no, capite, no, che non sono un extraterrestre. No, perché tanto poi nei minuti di cottura, 15-18, poi dipende dal riso, la perdi tutta, quindi non ha più senso. Sì, poi diventa magari amaro. Esatto. Te la sbuccio, lo vuoi con la... Grazie, sì, gentilissima. Vado. Però così io mi sento inutile. Adesso appena si scalda qua, tostiamo. No? Scusa, in chef, caso, sì. Ho messo a 5, sì, va bene? Va bene. Sì. Va bene. Io alzerei un po' se devi tostare. Allora, facciamo 7, va bene? Sì. Che ne dite? Sì, signore? Perché altrimenti... Vai. Guarda, guarda, guarda che figatissima quella cosa. Sì, è bellissima, anche tutte le varianti. Hai visto? Molto carina. Ah, sì, sì, sì. Io che mi ero attrezzato, tutto poco, mamma, ma quando noi, mai? Qui guarda, tutto, di tutto quello che problema? Ci manca, il resto abbiamo. Ma infatti... Benissimo, Ilenia, vedo che assolutamente oggi sei in gran spolvero e sì. No, Giusy Locati, carica. Allora, 4 anni per mettere in piedi un blog, sì, che è nato, grosso modo, come può essere successo penso per tutte le chef, nel senso che avete creato tutta una serie di piatti, tutta una serie di ricette, vi siete, sì, fatti i vostri, mamma, bei diari, veramente. Oh my diary, è bravissima. E alla fine... Dopo 4 anni ti sei detta, cioè dopo un po' di tempo hai detto, caspita, perché non condividere anche con le altre amiche, chiunque abbia voglia di seguirmi, sì, in questa avventura. E perché poi, e per altre due ragioni, la prima è che sono, credo di essere molto tecnologica, quindi comunque dovendo archiviare tutte le ricette, metterle via, sistemarle, tanto vale, vale, esatto, ragione. Però mi faceva. Sì. E poi perché mi piace molto scrivere, mi piace tantissimo, se potessi comunicare scrivendo. Quindi il tuo blog sarei... è fatto anche di narrazione. Insomma, quella, sì, che è stata l'avventura di come sei arrivata. Un po' sicuramente di narrazione, mi piace proprio scrivere e quindi ci tenevo a mettere insieme queste due passioni. Ho fatto un piccolo concorso, ai tempi il premio era ti regaliamo la piattaforma, sì, il blog, certo, e quindi ho detto ci provo, l'ho vinto e da quello sono partita. Poi mi sono spostata su un'altra piattaforma, poi su un'altra ancora, intanto qua si sta tostando, certo, aggiungiamo il vino. Esatto. E così via, insomma, è partita questa cosa che all'inizio era un gioco. Poi ho traumatizzato l'intera famiglia perché mamma, papà, sorella, marito soprattutto, sì, che sì, penso, sì, mi abbia odiato. No. Perdonami, una o due? O due, no, meno. Una va una. Bene perché stiamo facendo una porzione per, sì, per, porzione due. Per due persone. Perché per e vuoi una tartare? Perché dici traumatizzati? Perché ve l'hanno detto anche le colleghe che sono venute qua. Ti dico le colleghe, sembriamo proprio. È vero, le colleghe. È la verità. Che praticamente il marito, questa povera figura che subisce la blogger, un po' deve fare la cavia, sì, primo. Ma prima di fare la cavia mangia tutto freddo, poverino, perché effettivamente fermo che devo fare la foto, scusami, dopo continui così, perfetto, poi puoi venire, Nicola, a casa mia, fermo che devo fare la foto, sto parlando con tuo marito, ecco. Posso, no, fare, no, un accenno, fa così, un accenno velocissimo, certo, perché Nicola non è un Nicola qualsiasi, ma appena l'ho rivisto, quanti anni erano, Nicola Grassetto, che non ci vedevamo, eravamo piccoli, dai, uno dei più fa. Grandi DJ che abbiamo avuto in Italia ed è diventato tuo marito, insomma, siete, sì, una coppia veramente, sì, fantastica, sì, sì, ci siamo sposati, e quindi diciamo anni lui fa. Poverino mangia... ma anche Marco mangiava freddo i tuoi piatti, sì. No, tuttora c'è sempre un piatto messo via. Che cioè quello non si tocca, okay. Io adesso ho deciso di dire ok, voi mangiate e io intanto faccio la foto, ah, okay. Perché altrimenti, sì, erano lì seduti così con il risotto praticamente non lungo di più, sì, infatti è una cosa bruttissima, però effettivamente. E d'altronde... Cioè, mica ti metti a fare una porzione, no, di risotto alle 7:30 di mattina per fotografarlo con la luce migliore del mezzogiorno, no, e mezzoluna. No, mi è capitato. Mi è anche capitato, a me. Però la dose piccola, vuoi per dirmi. Fare la foto, per fare la, davvero, foto bella, con la luce bella, perché così viene bene. Insomma, ci devo... Ascolta, se hai devo capito. Fare una cosa, devo far bene, hai no? Hai capito la nostra, ecco, Giusy. E quindi adesso possiamo mettere, sì, anche il... Perfetto. E quindi, sì, ecco, questa è la ragione fondamentale. Scusa, abbiamo un attimo, Giusy, e i vari biglietti? Così, sì, piccolini, sì, una tartare. Perché è una tartare, quindi deve essere piccolina. Okay.
Sì, e sì, poi sì. I bigliettini, come dico sempre. Cioè, della serie cosa scrivete? Non si mangia, devo non ancora toccare. Fotografare. Non toccare. Sì, questo soprattutto sulle torte, non toccare. Proprio questa è una cosa. E magari hai la dispensa vuota da qualsiasi tipo di prodotto da colazione. E queste povere creature. Ci sono i bar. Esatto, devono andare a mangiare fuori casa. Esatto, assolutamente. E poi giusto. Quando ecco. Dicono che fortuna avere una moglie che cucina. Sì. Non mi rendo d'accordo poi alla no, fine. No, poverini, santi subito tutti quanti. Allora qua poi non so se la chef è d'accordo, però io non mescolo tanto il risotto, quindi lo lascio andare così, cerco di mescolare il meno possibile perché sennò mi stresso e quindi lo lascio quella, là. Io sarei dopo. Quella che mescola sempre, ma i nostri amici no, Golden perché? Chef lo sanno no. Benissimo. Dopo noi facciamo questa tartare con tutti questi ingredienti. Perfetto. E poi lo andremo invece a mantecare con il gorgonzola. Benissimo. Questo formaggio così puzzone che però è buonissimo, piace certo. Tantissimo. Tipico tutto anche della tua regione esatto. D'origine. Esatto, che mangiamo leggero in Lombardia. Questa è la versione cremosa. Hai scelto una versione o è in ma sempre, non c'entra niente, voglio dire. No, mi dà l'idea del dolce, vero? No, mi piace questo però. Sì. Quello piace più cremoso. Più, sì. Allora, mi piace più così. Generalmente il gorgonzola è sempre cremoso, a meno che non sia una sorta di Roquefort con un po' più esatto, piccante. Un pelino meno Roquefort, ho visto girare anche della roba che voi umani, cioè nel senso è un po' troppo forte poi. Mamma mia, sapore, ti stende, no? Poi non puoi più parlare con una persona per un mese. C'è la perché... fratella che dice di avere vita di società, mi stai dicendo? Esatto. Ecco. Come ti mangi una mentina. No, una cosa invece di Giusy, che lei quando parla della sua famiglia parla di una famiglia molto numerosa, sì. Giusto? Sì. Ma pare, perché appena l'ho conosciuta ho detto, caspita, avrà figli, non so. In quantità industriale. Esatto, ma in un certo senso sì, perché sì. Hai cani, gatti, hai una casa... Sì. Piena allora, di animali. Come ti raccontavo, noi siamo stati un po' cacciati dal condominio in centro a Padova, eravamo dei centristi noi, molto stilosi, molto sciccosi, e in realtà siamo stati cacciati perché avevamo troppi animali, certo. Quindi questa cosa dava giustamente fastidio un perché in condominio, poi col lavoro di Nicola che tornava certo. Alle 5 di mattina, ma va? Cani che abbaiano, tutti, infatti Nick dice sempre che hanno fatto i fuochi artificiali quando hanno visto arrivare i camion che trasportavano, che detto, io che se ne vanno, e vai, se ne vanno. Andate, vi siete proprio piccoli, siamo trasferiti, Giusy. Sì, grazie. Vero. Okay. Un po' più piccoli ci siamo trasferiti a vivere a Vigonovo, in provincia di Venezia. Zona proprio campagnissima, e stupenda. Anche per gli animali che avevate, insomma. Una gioia. E quindi siamo arrivati, abbiamo avuto anche punte più alte di 6. Con questo abbiamo 4 cani, 9 gatti, che vivono tutti in casa. Ma dai. Poi gli esterni, sì. Abbiamo altri 6 gatti. Abbiamo avuto anche tanti conigli, adesso non li abbiamo più. Perché però mi ha fatto morire. Da ridere Giusy Locati, perché prima mi dice, pensa che mi sono resa conto, Ilenia mi dice, mi sono resa conto che effettivamente i conigli figliano come dei dannati. Beh, ma ti racconto questa, noi partiamo per Milano perché Nicola faceva una bella serata all'Hollywood. E prima di partire vedo la coniglia incinta che si prepara al nidino per fare cuccioli, dico vabbè dai, poi quando torna la separo dal maschio. Io non so cosa è successo, ma è riuscita a partorire e rimanere di nuovo incinta nella stessa notte. No, non ci credo. No, basta, ho detto guarda, oh, con i conigli, complicatissimo. Non voglio sapere che fine abbiano fatto. È un termine di paragone di solito. Sì, esatto, si dice, no? Allora, qui non so, credo abbiamo un minuto forse, due, grazie Enrico Bianchi, perché sai, lui fa paura, non so, il direttore produzione, Enrico dà, Enrico toglie, tu sai che c'è questo dentro. Però è un uomo bellissimo. Questo non diglielo, Ilenia. No, ma Enrico ecco. È quello seduto lì. Però... no, ma se sbagliata. Noi facciamo, sì. Prepariamo la tartare, allora, quindi mele. Quanto? Mele. Pomodorini secchi sott'olio, il prosciutto cotto a cubetti, certo. E andremo ad aggiungere l'olio al mandarino. Perfetto. Li lasciamo un po' così si prendono un bel aroma e sarà la tartare che andremo poi a mettere sul risotto appena lo mantecchiamo con il gorgonzola. Quindi ma è fantastico, facilissimo. Cucinano stress, anch'io sarei ecco, capace di farlo. Dai, il mio avanti. Problema è che non mi ricordo. Va bene, insomma, quello che fai una nota, la ricetta. Ti mandiamo un WhatsApp. Vedi com'è tecnologica, ti mandiamo un WhatsApp. Che buono, sai che mi viene la colina a vedere questa roba? Io ho il gorgonzola. Io il gorgonzola metterei dappertutto. Il gorgonzola. Anche sui dolci. Chissà il gorgonzola. Visto che andiamo a parlare di corretta alimentazione. Secondo me dice sì, ok. Vado di là, c'è Veronica Bernardi che mi aspetta. Ok. Ciao.
E apriamo le porte al nostro corner e soprattutto a un nuovo appuntamento con la nostra nutrizionista di fiducia, la dottoressa Veronica Bernardi. Buongiorno Cristina. Oggi parliamo, come va intanto? Bene, benissimo. Tu sei informissima sempre. Grazie. Mannaggia a te. Allora, parliamo di una cosa, di un prodotto della natura che è molto molto conosciuto, ma forse non ancora completamente conosciuto per quanto sembri strano, ed è la soia. Esatto, sta prendendo molto piede, infatti mi fa piacere parlarne, perché la soia innanzitutto è un legume ed è la fonte di proteine vegetali maggiore, cioè ha all'interno il 45% di proteine. Caspita. Esatto, ed è molto ma molto più digeribile dei legumi, che è la maggior parte delle obiezioni che fanno le persone quando gli dici cerca di mangiare proteine vegetali, però il legume digesto. Esatto, mi sento male, quindi le persone cercano di evitarlo. La soia, che appunto sono i semi di questa pianta, è una pianta originaria della Cina, dell'Oriente, e pensati arriva comunque nell'Occidente tra l'800 e il 900 e durante la Seconda Guerra Mondiale negli Stati Uniti diventa una la maggior produzione proprio per il sostegno delle popolazioni, perché appunto dicevamo è estremamente nutriente, non solo per il quantitativo di proteine ma anche ricca di potassio, di ferro, di magnesio, quindi di vitamine del gruppo B, quindi proprio un gran nutrimento, e contiene gli isoflavoni, detti anche fitoestrogeni, che è un altro utilizzo diciamo della soia, cioè queste molecole molto simili agli estrogeni, gli ormoni femminili. Certo. Infatti la soia sembra avere delle capacità proprio utilissime per le donne in menopausa. Perché? Perché i fitoestrogeni vanno un attimino a fare quella funzione che avevano gli estrogeni. Esatto. Quindi catturano l'LDL, il colesterolo cattivo. Certo. Aiutano il sistema cardiocircolatorio, ma soprattutto prevengono l'osteoporosi. Ecco. E in alcuni studi stanno dimostrando che un consumo abituale di soia sembrerebbe ridurre alcuni tumori, soprattutto Caspita. Prostata e mammella, che certo. sono i tumori diciamo legati agli ormoni femminili. Ma scusa un attimo, ma per quanto riguarda la soia, noi sotto forma di che cosa la dobbiamo assimilare? Troviamo tantissimi in realtà formati, perché si può prendere sia come seme, quindi sì? c'è la soia gialla che è un legume, quindi certo. va messo un po' in ammolla e poi sì? cucinato. Certo. Si possono fare le polpette piuttosto che prendere direttamente il tofu, il seitan, quindi sono dei lavorati, una soia fermentata, il latte di soia. Ci sono molte versioni quindi. Ci sono molte versioni. Esatto. Più o meno lavorate ovviamente, certo. bisogna stare attenti a non prendere cose che sono insomma troppo elaborate. Tuttavia ci sono anche altri studi che dicono attenzione, poiché è altamente allergizzante, quindi un consumo eccessivo potrebbe portare ad certo. allergia, e ci sono sempre quei casi in cui si è visto che invece sembrerebbe un eccessivo consumo di estrogeni portare ad altre malattie. Sicuramente ne devono stare alla lontana le persone che hanno già una patologia legata agli estrogeni. Hai come capito. L'endometriosi diciamo. Esattamente. Contro le vampate? Fanno benissimo gli isoflavoni, infatti c'è una terapia ormonale sostitutiva piuttosto che appunto certo. le cose omeopatiche a base di isoflavoni. Vedi? Quindi assolutamente sì, per l'umore e le vampate. Oh, evviva la soia allora! Evviva la soia! Evviva la nostra dottoressa Veronica Bernardi, evviva la nostra cuoca Ilenia, che ha già la faccia cattiva, non so se la vedi. A dopo. Direi che siamo a buon punto con il nostro risotto, no? Siamo ragazze? In fase di finale. Okay. Esatto. Quindi sì. si va a mantecare, andiamo ad aggiungere questo meraviglioso gorgonzola bello cremoso. Che fa anche una gran voglia. Sì, non diciamolo. Io non lo metterei tutto. No, perché ho un pezzettino di pane sotto lì nascosto. Ah, vedi, pensavo fosse un consiglio da chef invece. No, perché dopo è troppo persistente. Ascolta, il gusto olfattivo. Persistente, vedo qua c'è molto di sommelier. Sì. Allora, concordo, abbiamo anche il bicchiere di vino, metti sì. da parte. Con un panino e la felicità. Esattamente, crea proprio quello che vogliamo raggiungere noi, creiamo un diversivo sì. con gli spettatori sì. e mangiamo. Esatto, io potrei fare un balletto e intanto voi mangiate. No, guarda esatto. che si era già accaparrato Enrico, perché è andato a rivedere la lista degli ingredienti e ha detto: ah,
effettivamente non c'è niente che non mi piaccia. Niente. Però noi abbiamo finito l'acqua, quindi Enrico vai a prendere l'acqua per favore in garage. Dobbiamo dietro, distrarre. Esatto. Ah, senti che profumo. Enrico, l'importante è parlarne. Esatto. Si stanno parlando, qua c'è sotto qualcosa, ecco. Te lo dico. Sì, sì, piace, sì, credo. La fame. Capito? Sì, è la fame. Allora, stiamo mantecando. Abbiamo mantecato. Andiamo ad adesso aggiungere. Adesso aggiungiamo la nostra tartare. Quindi mele, prosciutto cotto, pomodori secchi sott'olio e abbiamo messo l'olio al mandarino che ti piace tanto. Che è una così. Cosa, cioè tu fai esperimenti anche quindi di mix di sapori. Non hai scoperto che l'olio al mandarino avrebbe dato quella punta in più? È stato un errore come la tarta tem, per esempio? No, mi è toccato perché avevo più aziende insieme che mi hanno chiesto di fare una ricetta di olio al mandarino. Ma fantastico! Ma e scusa, quindi è così dovuto, che funziona? Dovuto, assolutamente. Vedi? Per esempio c'è Ilenia che ha un'azienda che da molto tempo le sta sotto e dice guarda, mi raccomando, dovresti per favore provare a cucinare insieme a Cristina Dori, ma lei non ne vuole sapere. Tu che ingredienti porti? Io sono l'ingrediente. Ah, fantastico. Allora, andiamo a impiattare belle donzelle. Anche perché io sono ansiosa di vedere che cosa il nostro sommelier oggi proporrà. Come perché c'è una bella complessità di sapori, sì. Bravissima. Sì. Adesso non vorrei dire. No, ti ho detto che sto seguendo il corso e io questi termini, questa terminologia tecnico-scientifica la sento sempre. Ma lei, guarda che lei ormai è arrivata al quinto, alla quinta stagione, quindi sa come funziona. Sa tutto, sa tutto. Sì. Comunque, ecco, è bello, lo lasciamo così, non è il caso di mettere tanti fronzoli perché ha un bel colore. Così, con tutto il suo bel mix, con le fettine di mela e ovviamente adesso andiamo a goderci anche l'abbinamento del vino con gli amici di Ais Veneto. Buongiorno. Buongiorno Ilenia. Buongiorno, ben arrivato. Grazie. Michele Manca, sempre dell'Associazione Italiana Sommelier. E cosa ci abbini intanto con questo risotto? Ti faccio i complimenti perché il risotto l'abbiamo gestito in maniera eccellente dal punto di vista delle contrapposizioni, perché abbiamo utilizzato quello che è un prodotto, un riso, con un qualcosa di innovativo, un po' di acido, sì, ci sta, no? questo gioco delle parti. Allora, oggi ti ho portato un moscato secco dell'azienda Le Volpi, un moscato fior d'arancio. È un prodotto che viene realizzato da questa azienda che lavora col biologico, quindi lavora in modo del tutto naturale, ed è un prodotto che, come vedrai, richiamerà quelli che sono i profumi principali dei vitigni aromatici. Sono 4-5 vitigni aromatici e questo vedrai che a naso, come adesso andremo a valutare, avrà dei profumi e dei sentori che riuscirà a gestire quello che è il gorgonzola e il sapore poi finale in bocca andrà ad arrangiarsi in maniera... Ad aggrappare tutto. Sì, con il nostro risotto. Allora, andiamo a vedere questa limpidezza, questo giallo paglierino, bello intenso, di una buona consistenza. E il naso ci rivela subito quelli che sono i profumi tipici del vitigno moscato giallo. Questo è un moscato in realtà giallo fiori d'arancio, quindi c'è una piccola variante, è un incrocio con lo Chasselas, e deriva dalla Siria, quindi per questo nella zona di Coligueni viene chiamato moscato sirio. Percepiamo a naso questi sentori, no, di zagara, che è il profumo del fior d'arancio, e poi altri sentori, tra cui, non so, un po' di spezie, di erbe, no? Lo assaggiamo subito. Il tempo corre. Allora, buonissimo. È avvolgente. Buonissimo. Si coniuga bene con quello che è il risotto, la tendenza dolce spiccata del riso, del gorgonzola, del formaggio, che avvolge un po' tutto quello che è il nostro palato e questo lo sgrassa in maniera adeguata. Allora, il tuo esordio è stato al bacio, degno di un cin cin. Evviva. E
siamo arrivati alla seconda ricetta di oggi, due chiacchiere in cucina con Giusy Locati, blu mirtillo. Cristina, dobbiamo inventarci comunque un balletto, qualcosa per questa musica. È vero, perché è molto allegra. In effetti, grazie, è troppo carina. Sì, ma sì, potremmo pensare anche a un ballettino, magari ci dai una mano anche tu, Giusy. No, ci mettiamo in camerino con la coreografia. No. Vieni intanto che decidiamo. Allora, seconda ricetta, vi avevamo già anticipato proprio all'inizio della puntata di oggi, che avrebbe riguardato le polpette di tacchino e ricotta. Già così a me piace, perché il tacchino mi piace, la ricotta trovo che faccia bene. Evviva! 250 g di tacchino tritato, 100 g di parmigiano, 4 foglie di salvia, se poi sono 5 perché a me piacciono, magari va bene lo stesso. 4, vabbè, 2 uova, 200 g di ricotta, prezzemolo, un limone, pepe, sale, pane grattugiato e olio per friggere. E andiamo a vedere quindi insieme alla maestra della cucina No Stress, hashtag No Stress, Giusy. Hashtag rilassiamoci. Da che parte partiamo? Partiamo col tacchino. Io parto dalle uova. Sì. Con sti porta uova che mi piacciano da matti. Lo sai che forse un giorno me li porto a casa? No, guarda, sono troppo belli. No, perché quando devi fare anche, per esempio, non so, sai che forse me li porto a casa sempre i bambini piccoli. Ruba. Nella serie. Ruba. Non no, ti guardo. Non partire con le uova, partiamo con queste che sicuramente tu triterai meglio di me. Quindi tu ti tieni questa cosa. Vorrei per me le cose facili. Ma se non ti dispiace, scusa. Ne approfitto, visto che ho capito che qua coccolate tutti. Ma certo. Io me ne approfitto fino in fondo, scusami. Allora, quante foglie di salvia? Quattro. Non una di salvia piace, però. Infatti, la cosa bella di queste polpette è che sono tanto aromatizzate. Ah, ecco, troppo forse. No. E prezzemolo, tutto tritato finemente? Sì, beh, finemente adesso non esageriamo. Tritato. Tu dimmi di che millimetro lo vuoi. No, finemente no, dai. Quanto? Dimmi. Quello che ti viene, no, dai, guarda. Vediamo come ti viene. Quanto? Così è perfetto. Che noiose, dai, trita. Perché cosa siamo lì? Complimentose, cosa stai no? Vedi, ma non siamo tu, sai, l'idea che è veramente una cosa. No, guarda, una palla al piede. No, è una cosa che mi stressa davvero tritare, per esempio. A dirlo a me, sai che riesce, pur di farmi fare delle cose, è capace di prendere le noci, che le vendono già tritate, come tu sì, sai. No, bisogna tritarle. E me le fa tritare lì per lì, ovviamente, con grande pericolo delle mie unghie. Tu lo sai cosa rischi? Di grattugiare il? Formaggio. Burro. Ah, il burro. Ah, sì, mi ha fatto grattugiare il burro congelato, che è una cosa abbastanza veramente antipatica. No, per fare cosa? Non me lo ricordo. Ma senti come ti fare domande, tipo maestra. Ma mi hai messo una tensione. Anche a te, ecco. Sono già agitata. Hai visto cosa c'era scritto? No, non ho visto. No. Mi puoi dire le altre foglie di salvia me le fai fritte? Già che allora, ci siamo. E allora io mi aggrego al nostro direttore di produzione. Tutte le foglie che rimangono ce le fai fritte? Allora io vi faccio vedere il sistema anche per tritare in maniera molto più veloce, perché non grazie, vi ascolto. Grazie, questo serve soprattutto grazie, a me. Guarda, fammi vedere, sono curiosissima. Vai ad arrotolare le foglie, esatto, in questo modo. Dopodiché ti prendi un coltello, che è fondamentale. Sì, direi di sì. Direi. Come fanno gli aborigeni quando poi decidono di masticare le foglie. Esatto, possibilmente con la punta sempre in questo modo a dondolo. Sì, guarda. E dopo? Vedi? Bravissima. Poi non fa quella cosa che fanno tutti gli chef per evitare di tagliarsi le dita, così io che poi uno si taglia così. Qua io faccio realtà. Così vedi che scioltezza, insomma, bravissima, ognuno il suo metodo. No, diciamo che è bravissima, perché mi ha tolto un pensiero. Con le nocche ritratte trovo che sia molto meno pericoloso. Allora, tu stai continuando a impastare, stai utilizzando un po' di scorza di limone, sì, per aromatizzare ancora di più. Certo. Mettiamo anche quando cucini la sì. tua famiglia animala, cioè tutta che gira, ce li ho tutti intorno. Dai, racconta un po'. Cioè, tipo, alle volte mi è toccato cucinare con una gamba messa così perché ho il cane steso sopra. E tutti che ti guardano, foto, cioè, te ti senti bellissima perché loro ti guardano tutti con gli occhi, ti amano, mamma, ti amo. Sì, e tu dici, mamma, sono proprio speciale. Dopodiché, dai a mangiare, se ne vanno. Con questi cani, i gatti invece, tu cucini così.
Dai, sì, perché li devi spingere, ti saltano addosso, il gatto non puoi tenerlo giù dai ripiani. Hai una cucina, diciamo, nella norma, o sei riuscita ad attrezzarti una cucina in cui puoi girarti? No, me la sono attrezzata bene proprio anche per questa ragione qua, perché ho loro fra i piedi, lo dico affettuosamente, però sono da tenere d'occhio, perché quando cucini, insomma, è bello che ti saltino sui fornelli. Hai un gatto tu, Ilenia? Due amiche ho io. Hai due amiche? Due gatte. Ah, non mi ricordavo questa cosa. Quindi prima non mi hai preso in giro quando mi dicessi una gatta. Ah no, io sono in senso buono. Sì, sì, sì. Le tue amiche? Minù e Hop. Hop. I miei sono venuti in coppia. La speranza che potesse essere almeno lei un po' affettuosa. Hop, giusto. I miei sono tutti in coppia, le ha scelte mio marito i nomi, allora ha fatto James e Bond. No, grandioso. Da noi c'era tarta e ruga. Tarta e ruga, E vabbè, insomma. Uccia e Lino. Cilli e Pepe. Far rivedere da uno bravo ogni tanto no, Lui. Vabbè. Cocco e Rita. Pensavo coccodrillo. Tu non hai animali? No, amo molto i gatti, sarei gattara. Però mi rendo conto che partendo la mattina dietro presto e tornando alla sera, cioè, sarebbe un atto veramente di puro egoismo volere avere un gatto in casa. Ma il gatto che non gliene frega. Tu sai che tu fai un piacere se sei via. No, io ricordo, te lo dico perché tanti anni fa ho avuto un micio e continuava a farmi la pipì dietro il portoncino in casa, proprio io entravo e ciaff, ogni volta pestavo questa pozzanghera e lo facevo apposta perché partivo la mattina e tornavo la sera. Vedi? Questo per dire, insomma. No, dai, allora no. Un marito non lo fa di solito. La pipì? No. E dice, è qua. Hai visto come fa? Hai visto Giusy la nostra scelta? Sì, è perché non ho il pezzettino di pane. Può fare anche con una fogliolina. No, pensavo stesse facendo la salvia fritta per Enrico. E figurati che ci fa sto favore, che carina, anche se credi, guarda. Tu sai che così mi sfidi e io non voglio cadere nel tranello. Ma io l'ho fatta apposta. Non voglio cadere nel tranello. Brava. Cominciamo a formare le palline. Giusto? Sì, facciamo le palline. Facciamo le delicatissime. Ah, le fai un po' a salsiccetta? Sì, se no così la chef ti confermerà, si cucinano meglio, vero? Ok, benissimo. Il pangrattugiato te lo metto in un piatto? Vai sì, meglio? Grazie. Ma che spettacolo! Poi hai questa flemma, tu hai notato? Ha una calma sta donna. Ma devo, assolutamente. Brava. No, non posso farmi lo stress. Queste per quante persone sono? Per due? Per mille. Per no, due quattro. Persone. Queste sono per quattro persone. Te le trasferisco già qui? Cosa dici? Grazie, no, prima vanno nell'uova. L'impronta del gatto. Ah, ok. Hai visto l'impronta del gatto? È vero. Sei riuscita a fare l'impronta del gatto? Guarda. Ma è incredibile. Fantastica, sei proprio sul pezzo. È l'impronta alla zampetta di Hope, evidentemente. Hai visto già che sei uscito un cuore? Ma pensa. Ho scritto ti amo sul pangrattato. Sul pangrattato. Tu, Cristina, cosa vuoi fare? Io facciamole fare tu che le passa nelle uova e poi nel pangrattato. No, perché abbiamo solo queste uova. Trova biancaccia. Abbiamo solo queste uova. No, ascoltami, tu sei specializzata più nei dolci, cioè qual è la tua passione? I risotti, tutta la vita. Perché ho iniziato a cucinare, un giorno sono rimasta a casa da sola, avevo 9 anni e ho detto voglio provare a cucinare qualcosa. Ah già, perché abbiamo dimenticato di dire, Ilenia, che Giusy ha cominciato presto a sperimentare in cucina, eri piccola. Sì, anche sì, te sì. Per esigenza, quindi, per mangiare qualcosa di diverso? No, oddio, sì, un pochino sì, però devo dire la verità, mamma che è una gran cuoca, quindi ecco, insomma un pochino mi ha seguito anche lei. E così ero a casa da sola, ho detto adesso provo a fare il risotto. 9 anni? Sono partita col risotto. E dai? E non c'era niente a casa, l'ho fatto con le acciughe. Beh. No, è venuto buono invece, ci perché dice. Sa un sacco di pesce, cioè è come se fosse un risotto molto più composto, molto più l'acciuga dà tanto sapore. Lo so, ma non fare quella faccia, fidati. No, perché in questo caso sposo la filosofia del nostro Enrico. Io ho avuto sto brivido lungo la schiena. Allora, per me l'acciuga è un po' come il gorgonzola. Cioè? Lo metterei ovunque. Davvero? Anch'io, ma ecco, vedi. Lo metterei proprio ovunque. Mi permetto, vado? Vai. Facciamo la prova con una? Sì. Cosa scrivi tu di solito? Racconti storie legate al piatto, le emozioni che molto il piatto ti ha... Oddio, non sono così, sai, io a me piace molto ironizzare, quindi racconto momenti della mia vita, le cose successe, sì, perché è nato un piatto, parlo molto del rapporto con Nicola, o piuttosto i miei genitori che sono lontani, ma per me sono una bambina, sono vicinissimi, nel senso che la mamma la sento anche 4 volte al giorno. No, davvero? Ho 30 anni e la sento 4 volte al giorno.
30 anni che siamo distanti. Certo. Però ecco, sì, racconto più che altro aneddoti, cose accadute in casa oppure con i miei animali. Però ecco, in maniera divertente, perché vedo sì, che sì, giochi molto sì, anche di autoironia, no? Sì, sì, a me piace. Cerco di essere allegra sempre, insomma. Posso dire, ragazza, che sta venendo su un profumo... Che con la salvia ci starebbe proprio bene, sì, secondo me, la salvia fritta. Mamma. Ma è ricotasse, non dice fritta, niente, quindi... Boh. Se vi aggrada, ha detto. E quindi cucina non stress, perché nonostante ti sia sempre piaciuto cucinare, hai pensato che comunque ci sia la necessità, Giusy, di preparare, insegnare alle persone a cucinare dei piatti che non, sì, non ti allora facciano andare via. Volevo condividere la semplicità, perché io comunque lavoro impegnativo, sono proprietaria di un'azienda, quindi torno a casa sempre di fretta. Poi noi, nonostante i trascorsi di già di mio marito, adesso ceniamo molto presto la sera, quindi siamo proprio su questa la giornata. Vedi, la giornata è sì, fatta... Sì, sono passata da cenare a mezzanotte a cenare alle 7 di sera. Per che è bellissimo, infatti, tra sì, anche come dici, non, e poi tutta la sera davanti è per vero, addormentarti sul divano. Esatto. E quindi sì, ho voglia di arrivare, sedermi, mangiare senza aspettare troppo. Certo. Per cui le cose elaborate magari le lasci per il sabato e la domenica, raramente, ma insomma. E invece quelle semplici, però siccome mi piace mangiare, insomma, non sono una che si tira indietro, mi piace anche fare delle cose buone, non elaborate, ma buone, perché mi metto lì l'impegno, dico aspetta che sì, proviamo, infatti, vediamo. Non serve mica fare chissà quali passaggi, no, in cucina, no, Elena, no, ce l'hai spiegato sì, è vero, un buon profumo in 5 stagioni. Oh, invece, amici, carissimi Golden Chef, hashtag anche noi Golden Chef, ecco, siamo andati a vedere per voi un evento importantissimo di una... famiglia straordinaria, la nostra che, famiglia che c'è, sì esatto, ci hanno adottati quelli di Ice Veneto oramai, ed è legata per l'appunto a un evento molto importante con Ice Veneto. Vi consiglio di non perderlo, perché praticamente è una sorta di presentazione vera e propria di nuova, della nuova lista dei vini, come si chiama? L'enciclopedia dei vini? La guida, pardon, non mi veniva. Vinezia, tu la conoscerai. Certamente, visto che anche tu che sei viene rinnovata ogni anno. Sì, proprio sì, così. Restate con noi, perché è un momento molto molto interessante, l'eccellenza del territorio. Sette vini per sette feri. Il fero è quello della prua della gondola, ma è anche il simbolo di un premio che Ice Veneto, l'associazione italiana sommelier, attribuisce ogni anno alle eccellenze enologiche regionali. Una sola cantina per il miglior vino in assoluto per sette categorie, una selezione individuata dai sommelier dell'associazione. Tre cantine veronesi, due trevigiane, una vicentina ed una veneziana, le produttrici dei migliori nettari di Bacco di quest'anno. La consegna del premio con tanto di degustazione a Venezia è stata l'occasione anche per la presentazione di Vinezia, la nuova edizione della guida online dei vini del Veneto. Una nuova veste grafica e una sezione dove le aziende possono raccontarsi attraverso un videoclip emozionale e sensoriale. Una guida in espansione con 500 cantine partecipanti, oltre 2200 i vini analizzati. Lo storytelling è fondamentale, del resto vuol dire, se rubiamo un sommelier la possibilità di raccontare quello che c'è dentro un vino, è come togliergli il tastamento, togliergli la giacca, quindi non potevamo fare a meno di sentire questa responsabilità che ci appartiene, quindi la voglia di poter comunicare sempre meglio è fondamentale, e poter utilizzare le lingue lo è altrettanto, quindi riuscire a introdurre una lingua importante come il cinese, nelle già cinque lingue in cui la guida veniva messa a disposizione, per noi era un passo importante. Il vino prodotto di eccellenza, ambasciatore di un territorio, vessillo di cultura, complemento che esalta la gradevolezza di qualsiasi piatto in uno sposalizio di sapori ed emozioni. Quello stesso sposalizio che Lenia Bazzacco e i migliori sommelier del Veneto trasmettono ai telespettatori ogni giorno in Due chiacchiere in cucina, programma enogastronomico di punta di Sette Gold. La guida dei vini è una guida per il palato. Nasce proprio per questo, cioè nasce come un progetto di enoturismo, di un viaggio lungo i territori del Veneto, delle viaggi lungo le eccellenze enologiche, ma non solo, quindi anche paesaggistiche del Veneto stesso. E nei video promozionale che abbiamo presentato oggi c'è proprio questa volontà di viaggiare, di portarsi all'interno delle cantine raccontando un territorio, raccontando i vini e andando a premiare quelle che sono veramente le tante eccellenze che abbiamo nel nostro Veneto. Mettersi alla prova, farsi conoscere, farsi giudicare dai sommelier è un ulteriore passo verso l'eccellenza. Qual è il segreto del suo vino? Quello che si può dire?
Il vino è l'espressione della nostra cantina, la cantina Le Carline, che è sempre stata molto attenta alla sostenibilità. Da più di 30 anni fa biologico, da più di 10 anni fa una linea di vini senza solfiti, e anche in questo vino abbiamo voluto esprimere quello che è il territorio, fatto con uve Verduzzo Friulano, non una zona molto conosciuta per vini passiti. Siamo stati i primi a portarlo all'interno dell'area DOC Lisombra Maggiore, nella provincia di Venezia, e finalmente hanno capito tutti che è un vino che può dare molto e raccontare molto del territorio. Per noi è una grandissima soddisfazione, innanzitutto perché è un premio che viene dato dall'Associazione Italiana Sommelier, quindi grandi professionisti che riconoscono la nostra qualità, e inoltre perché è stato premiato il nostro Cartizze Dry, che è un prodotto che noi facciamo dal 1950, anno in cui mio nonno Giustino fondò la cantina, perciò è un prodotto a cui siamo molto legati, che rappresenta proprio la nostra storia. Quindi c'è un continuum tra le generazioni, non, anzi è un crescendo. Cosa mettono i giovani a fianco dell'esperienza dei padri e dei nonni? Beh, se posso essere sincera, penso che ci sia veramente molto da imparare attraverso il lavoro quotidiano, voglio dire, lavorando ogni giorno a fianco di mio padre io sento che imparo sempre di più. Spero poi effettivamente di portare anche delle idee mie, per esempio in questo caso il vino premiato oggi dall'AIS è il nostro Cartizze in versione dry, quindi con un residuo zuccherino alto, e invece quest'anno per la prima volta siamo usciti anche con lo stesso vino, quindi un Cartizze però in versione brut, quindi secco, e questa per esempio è un'idea che mio padre per molti anni ha rifiutato, e invece dopo un po' di discussione siamo riusciti ad arrivare a questa innovazione anche noi. E per la serie che, insomma, il fritto in questa cucina entra sempre di prepotenza, perché noi amiamo, perché un buon fritto fatto bene con del buon olio merita sempre. Olio nuovo, giusto? Soprattutto. Olio nuovo, mai, ovviamente. Giusto. E queste sono le polpette che Giusy Locati praticamente ci ha presentato, le polpette di tacchino e di ricotta. Che adesso andiamo presentate a piattare. Poi tra l'altro in questa tazza, in questa ciotola con... Bellissimo, il tovagliolo così, il tovagliolo della nonna. Esatto, il tovagliolo della nonna. Come te la cavi tu con la ricerca dei props cosiddetti, di tutti gli accessori? Male, cucina? Male, nel senso che Amazon Docet, alla fine io spendo troppo. Beh, ma io penso quindi che non vai a mercatini. Ma che, io sono tecnologica, io accendo il computer e via. Okay. Hai anche quelle bilance leggermente antichizzate dall'Inghilterra per caso? No, scusate, no, mi dispiace. Allora, vedete come sono carine e fighette le polpette, ecco, che ha fatto Giusy. Ecco, invece queste sono le polpette che Enrico Bianchi ha voluto fare, sì, perché dice... Io ne metterei una vicina per capire la proporzione della... Vabbè, però per me è un onore, perché Enrico ha voluto fare anche la sua versione. Ma certo, sì, scusate, che ha usato tutto, cioè, l'impasto. Non dobbiamo, come si dice, schiacciare la creatività. Assolutamente. Ma schiacciamo la polpetta, perché esatto, altrimenti era alta. Però così togliamo l'inquadratura, che è brutta forte. Esatto, pare brutto. No, perché sei bellissima, Giusy, dai. Adesso allora, è il momento di rinvitare il nostro sommelier di fiducia, di AIS Veneto ovviamente, per l'abbinamento con le nostre polpette, e torneremo tra poco per i saluti finali. Michele, rieccoci. Ricciao. Per la Ricciao. Seconda. Sei un gentiluomo, eh? Allora, su questa seconda portata io ti provo a far assaggiare un vitigno delle nostre zone. Questo è un Thai rosso dell'azienda Piovene Portogodi, che prende il nome da... Dopo il cincin. Insomma, dopo. Prende il nome dal vitigno, che è un Tokai, okay, delle nostre zone. È un prodotto che questa azienda viene chiamato Tovara, dal territorio in cui nasce, quindi un po' per valorizzare la zona viene un po' viene nominato con il nominativo antico. Come puoi vedere, è un rosso rubino con delle lievi granature sulla parte sfumata. A naso intenso, no? La complessità mia, dei profumi, in questo caso spezie, ma anche balsamico. Se puoi proprio sentire, c'è qualche nota di balsamico, mentolata, eucalipto, dei richiami un po' speziati, la cannella forse. Cannella sì, ma il mentolato?
c'è un pochino di... Ok, forse se lo assaggio, secondo me in bocca proviamolo meglio. Subito. Buona acidità. Molto ci sta bene con questa untuosità delle, sebbene le abbiate sicuramente fritte alla perfezione, fritte alla perfezione e anche asciugate bene, però ci sta perché anche la succulenza ce lo va un po' a restringere con questa componente alcolica che quindi va a renderci la bocca risciacquata un pochino. Ti ricordo che questo è uno dei 2247 vini che possiamo trovare all'interno della nostra guida online di Vinezia, che quindi potete andare a consultare tranquillamente da casa sul sito www.iceveneto.it e nel quale potete andare tranquillamente a ricercare questo vino e altri per i nuovi abbinamenti che avrete in casa. Fantastico, anche perché è un grandissimo aiuto, eh? Sì. Beh, noi ci vediamo naturalmente tra poco. Ed è stata con noi oggi Giusy Locati di Blu Mirtillo, hashtag cucina no stress. No stress. E infatti, beh, a parte hai fatto le ricette molto semplici che ci hai portato, sì, però l'ho detto, ma presentate zero stress, assolutamente. Sì. Sì. Allora, visto che sei stata così brava, è un piccolo premio. Abbiamo capito che il colore ti piaceva molto, per cui sì, Enrico, esatto. Che Enrico dà, Enrico toglie, praticamente ha deciso di darti Grazie, il colore Enrico, che preferisci. Veramente commossa. E visto che sei molto brava a utilizzare le eccellenze del territorio, extravergine che tu conosci molto bene. Non solo ce l'ho a casa, eccolo là. My favorite, eccolo, ma non lo dico per dire, è vero, no, è uno mi piace tantissimo, cioè, Red Oro, supersonico. Entrate nel mondo di Blu Mirtillo con Giusy Locati, che ringraziamo, una donna Grazie straordinaria. Grazie a voi, molta siete storia fantastiche. Da presentare attraverso il suo blog, vi consiglio di andarlo a vedere, ovviamente anche noi, tutti i nostri social, non dimenticate sì. Anche il blog della nostra Ilenia, che sta nascendo piano piano, e appuntamento ovviamente alla prossima. Tutti social anche per quanto riguarda noi, perciò se avete delle domande, avete fatto delle prove in casa, insomma, noi ci siamo. Attendiamo sempre le fotografie dei vostri piatti, perché noi ci contiamo. Ciao, veloce.